Trovati, grazie per essere venuti questo pomeriggio e ascoltare il professor Bonia. Un grazie all'amministrazione comunale che ha dato possibilità a questo evento e un grazie ancora al professore che ha accettato questo nostro invito, che è un momento molto particolare e direi memorabile. Mi chiamo Tommasi, sono il presidente dell'associazione La Recherche, che abbiamo pensato, desiderato questo momento. Lascio la parola al dottor Filidoro per la presentazione del professore. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, grazie per la vostra presenza qui. Dunque, io ho il grande piacere, il grande onore di introdurre il professore Eugenio Bonia, che davvero ci onora della sua presenza. Immagino che molti di voi conoscano il professor Bonia, che è un illustre psichiatra, ma non solo, è una persona di grande umanità. Le ultime frasi del professore che sono un po' a conclusione del libro e poi gli lascio la parola. Se la nostra logica non è fredda e implacabile logica della ragione, se la nostra logica è quella del cuore, allora può non morire in noi e per gli altri da noi la speranza nel suo mistero talora insondabile, che ci fa riconoscere l'egoismo, la fine dell'altro, la fuga dinanzi alle responsabilità, la fuga dinanzi a noi stessi. Sono parole, credo, bellissime. Lui poi continua nel parlare della speranza, io non mi voglio dilungare oltre, spero che abbiate la possibilità di goderne da voi nella lettura di questo libro che davvero caldamente vi consiglio. Io qui mi fermo e passo la parola al professore, ringraziandolo anticipatamente per le bellissime cose che sono certo dirà. Grazie professore. Vengo da terre lontanissime, da qui come sono quelle del Piemonte, anche se del Piemonte in qualche modo più elegiaco, perché Novara è ai confini con quello straordinario Lago d'Orta, che è un'oasi immersa nella luce di un piccolo lago, di un'isola che ospita anche uno splendido monastero benedettino e che in qualche modo crea un'atmosfera, una climax che consente forse alla psichiatria di cogliere anche aspetti che invece se non c'è un paesaggio che crei speranza, che crei condivisione, che crei corrispondenza, difficilmente forse si riesce a cogliere fino in fondo. Vita anche quella della retorica, certo, come qualcosa di artificiale, come qualcosa che nulla ci dice in ordine delle cose che davvero, davvero noi sentiamo. Vivendo 20 anni dentro ad un manicomio che aveva però due colombe tracheali dentro di sé che ogni tanto se ne lavano e allora ci rendevano
possibile anche svolgere una psichiatria umana, una psichiatria della gentilezza, come dice sempre uno psichiatra che è stato mio allievo, che non sono qui, che avete ascoltato, che avete ammirato senza dubbio nella sua creazione infinita, cioè Mauro Manica, che della follia gentile, della follia umana, della follia che è anche risuonante di tenerezza e di dolcezza, parole queste che potranno anche sembrarvi come del tutto lontane da quello che è il dramma del dolore, da quello che è il dramma della sofferenza, ma soprattutto da quelle che sono le angosce, i timori che vivono in voi, ma che vivono anche in noi, ogni qualvolta la follia, o quella che viene chiamata follia, o quella che viene ingiustamente considerata come follia, senza tenere presente quanta possibile creatività artistica, a volte poetica, lirica, di sentimenti, di emozioni sconvolgenti che davvero danno un senso alla follia. Le sue poesie cambiano nelle misure in cui la persecuzione, il rischio di andare ad Auschwitz, la madre e i fratelli sterminati, è stata profondamente lacerata, determinando in lei anche un profondo cambiamento psicopatologico che, seppure con questa parola un po' più poetica, chiamiamo follia. Senza l'olocausto ebraico, certo, le poesie di Larry Sachs non sarebbero state queste che io leggo. Non leggo quelle di Paul Celan, che sono infinitamente più complesse, complicate, filosofiche, anche se considerato il più grande poeta di lingua tedesca. Non vi leggo Hölderlin, che sono grazie alla schizofrenia, è stato anche Jaspers a dirlo, ha raggiunto i vertici incomparabili di una poesia, certo, più complessa di quella giocagliana, ma comunque altrettanto importante. Quindi allora, prima poi di concludere raggrumando il mio discorso e dicendo solo che cosa noi abbiamo con la follia, concluderà questo mio cammino, appunto, augurandomi che non sia stato troppo lungo, augurandomi che non abbia proposto tesi troppo scure, perché potrei anche dirvi che Erodoto ha scritto che i fulmini del significato nascono solo dalla oscurità, da quelle oscurità che sono luminose. E allora, magari delirando sulle ali di un narcisismo che non mi attribuisco, ecco, vorrei dire che a queste cose no, bisognerebbe pensare, per cui anche questo insomma niente. Ascoltate allora questa poesia. Leso poco, per cui comunque. Notte dei bimbi piangenti, notte dei bimbi chiamati alla morte. Il sonno non può più entrare, orribili guardiane hanno sostituito le madri. Non so se avete visto quel film Reader, che è un film terribile, ma comunque certo che fa pensare, l'ho visto, che fa pensare proprio a queste guardiane orribili, no? Cioè questa deformazione in cui anche la nobile anima femminile incorre, al di là del femminismo, dell'antifemminismo.
orribili guardiani hanno sostituito le madri. Nei muscoli delle mani tendono la falsa morte, la spalgono sui muri e sulle travi. Tutto fermenta nei nidi dell'orrore. Paura ha dato i bimbi e non la madre. E poi, appena ieri, la mamma chiamava il sonno su loro come una bianca luna. In un braccio era la bambola, con le guance lavate dai baci. Nell'altro una bestia di petta, una bambola che bella, resa viva dall'amore. Soffia ora il vento della morte, solleva le camicie sui capelli che nessuno più pettinerà. Avvertite, no? Il passaggio terribile, doloroso, straziante, fra l'una e l'altra disperata difesa dell'umano. E poi, ancora questa, perché così mi sembra che possa aiutare a concludere con l'ultima, più semplice, più immediata conclusione. Supererei però i 10 minuti di riflesso, non sarebbe stupido. Non credo. Prego. Queste poesie sono bellissime, scusatemi, anche se vi siete magari annoiate, spero che queste annoiate, che queste poesie, sì, è più facile per la mia esperienza essere annoiati che non essere annoiati, si capisce quando vado. Ma chi vi tolse la sabbia dalle scarpe quando dovete alzarvi per morire? La sabbia che Israele ha riportato? La sabbia del suo esilio? Sabbia rovente del Sinai, mischiata a gole di usignoli, mischiata ad ali di farfalla. Sentite come una leopardiana. Ecco, ispirazione si inserisce in una poesia di un dolore, in un'oscurità, in una disperazione senza fine, mischiata ad ali di farfalla, mischiata alla polvere inquieta dei serpenti, mischiata a grani di salomonica pazienza, mischiati all'amaro segreto dell'assenzio. O dita che togliesta ai morti la sabbia dalle scarpe. Ecco, questa è la conclusione terribile quando giungevano ad Auschwitz, questi ebrei, facevano togliere la sabbia dalle scarpe perché entrassero nei forni crematori. Come, essendo ebrea, questa grandezza, l'olocausto ebreo, induca tutti noi a ricordarlo, a guardarlo come un'espressione del male, del dolore, della violenza degli uomini. La sabbia rovente è quella che ha accompagnato il ritorno degli ebrei dall'esilio e indica la via che conduce a Dio. A questo allude l'immagine straziata degli ebrei che ad Auschwitz, quando giungevano davanti alle dimore della morte, si dovevano togliere le scarpe consunte che si svuotavano di sabbia. Che cosa c'è di comune, e finisco davvero, tra la follia e la non follia? Che cosa c'è di comune tra la follia clinica e quella che potete chiamare anche follia? E Rasmier, avete letto, no, l'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam, che considera